Mattina movimentata al supermercato EMI di San Liborio all'interno del parcheggio dell'attività commerciale che si trova in via dell'Orto di Santa Maria è andato in fiamme un furgone di quelli che trasportano le merci all'interno del supermercato. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia, sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco della caserma Bonifazi che hanno immediatamente circoscritto ed estinto le fiamme. I pompieri hanno utilizzato anche autorespiratori visto l'ingente quantitativo di fumo sviluppatosi durante la combustione. In questo momento i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area e ripristinando la situazione precedente all'incendio. Resta da capire cosa abbia provocato l'innesco delle fiamme che hanno portato alla distruzione del mezzo. Ultimati i lavori per la risistemazione del cornicione, si aspetta la riapertura della stazione ferroviaria di Civitavecchia e del binario 1, al momento interdetto al pubblico. Proprio in queste ore è in fase di smontaggio l'impalcatura che copre la facciata dello stabile che fino al 10 luglio scorso ospitava il bar e la biglietteria prima del crollo che ha causato il ferimento di una turista inglese. In attesa del dissequestro dell'area da parte della procura su richiesta delle Ferrovie dello Stato, la situazione in piazzale Scipione Matteuzzi è ancora confusionaria tra turisti spaesati, mezzi di CS che effettuano manovre mentre si effettuano i lavori di asfaltatura della strada e illuminazione completamente assente nelle ore serali. Vediamo. Come vedete è stato sistemato il cornicione alle mie spalle nella parte alta, peraltro abbiamo parlato con la polizia e ci dicevano che la sovrintendenza ha dato l'ok anche senza ridipingere la parete, che poi sarà ridipinta quando ci sarà effettuato il restyling completo della stazione. Sistemato il cornicione da questo lato, ovviamente anche dall'altro lato, perché ricordiamo che oltre a questo lato della stazione era impossibilitato l'accesso al pubblico anche per quanto riguarda il binario 1, che appunto potrà riaprire, ci si aspetta a breve, dopo il dissequestro che ci sarà da parte della procura con l'ok da parte del PM su richiesta delle RFI, delle Ferrovie dello Stato. Sono tante le situazioni che in questo momento risultano confusionali, possiamo dire così, perché vediamo dei taxi poggiati sull'altro lato della strada rispetto alla loro postazione originale, i pullman di CSP che, del TPL che trasportano cittadini e turisti dai vari punti della città, ma anche da Largo della Pace qui alla stazione. Ma soprattutto c'è il problema del bar che praticamente non può riaprire i battenti, così come la biglietteria, ed è al momento stato sistemato nei locali della ex farmacia comunale. Abbiamo parlato con il proprietario che ci ha detto appunto di aspettarsi da un momento all'altro il dissequestro dell'area e quindi il trasferimento di nuovo nei locali precedenti che ospitavano appunto il bar, anche perché ci sono diversi suoi dipendenti in cassa integrazione che scadrà peraltro alla fine del mese e quindi necessita di avere informazioni per capire se potrà tornare nella postazione e quindi avrà nuovamente bisogno dei suoi lavoratori. Però vediamo anche tanti turisti che con qualche difficoltà, anche perché non ci sono pensiline, quindi per coprire gli stessi croceristi in caso di pioggia, così come è stato in caso di forte sole durante l'estate, e transitare nell'area e quindi recarsi a Roma. Eccoli qua, li vedete, stanno chiedendo informazioni adesso alla polizia. Sicuramente siamo in una fase non semplice per quanto riguarda la gestione del grande numero di croceristi che arrivano alla stazione. Altro problema che ci viene segnalato riguarda la notte, quando non ci sono illuminazioni alla stazione. Abbiamo fatto un giro notturno ieri, abbiamo visto effettivamente la stazione essere completamente al buio, l'intera via, quindi dalla parte del viale fino ad arrivare al parcheggio che si trova oltre la stazione, essere completamente al buio perché i lampioni che ci sono sulla via sono tutti quanti spenti.
Giovedì scorso al Palazzo delle Esposizioni di Roma si è svolta la quinta edizione degli Oscar della Sanità, che ogni anno premia i migliori progetti realizzati negli ultimi due anni che mettono al centro l'utente e puntano a eliminare sprechi e inefficienze organizzative. Il premio è organizzato da FIASO, Federsanità, IOP, SIM, Università degli Studi di Siena e Telos Management Consulting. Con il progetto L'ambulatorio di prossimità Salute a chilometro zero, l'ASL Roma 4 si è aggiudicata il secondo posto nella categoria LIN per l'integrazione socio sanitaria. Un esempio lo ha definito la dottoressa Cristina Matranga, direttore generale dell'ASL Roma 4, di come la sanità può essere vicina ai bisogni dei suoi cittadini. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alla dottoressa Matranga durante la premiazione che si è svolta giovedì scorso presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma, alla quale hanno preso parte le 92 aziende sociosanitarie, sia pubbliche che private, e operanti su tutto il territorio nazionale, selezionate dalla giuria. Sono stati 206 in tutto i progetti che hanno concorso. Anche quello di quest'anno sarà un Natale illuminato dalle luminarie. Nonostante la difficoltà economica a causa della situazione geopolitica che ha portato all'aumento dei costi, il Comune ha già provveduto ad affidare la realizzazione delle decorazioni luminose ad una ditta che provvederà anche all'installazione. Per il costo complessivo e per tutti gli altri dettagli, sentiamo il nostro servizio. Una tradizione molto sentita ed apprezzata nel periodo del Natale, che anche quest'anno si ripeterà, nonostante le difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia per effetto della guerra in corso in Ucraina. Stiamo parlando delle luminarie natalizie. La novità più rilevante è che a circa un mese dal Natale il Comune ha deciso di affidare la progettazione, la realizzazione, la fornitura, il noleggio e l'installazione di luminarie per il periodo natalizio alla ditta Risi Luminarie. Come dettagliato nel progetto agli atti d'ufficio, le luci verranno posizionate da sabato 3 dicembre fino a domenica 8 gennaio 2023 per un costo complessivo di 119.560 euro. Di questi, l'importo di 100.000 euro risulterà impegnato tra le spese per installazione impianti luminosi del bilancio 2022, mentre 20.000 euro andranno sempre nel bilancio 2022 tra le spese per Enel impianti luminosi. Quest'anno abbiamo un budget leggermente ridotto rispetto all'anno passato, spiega l'assessore al turismo e alla promozione del territorio Emanuela Di Paolo, che si occupa delle luminarie insieme all'ufficio cultura, per la situazione del rincaro dei prezzi che tutti sappiamo. Nonostante ciò, dal 3 dicembre, data scelta perché è un fine settimana, all'8 gennaio cercheremo di illuminare gran parte della città, periferie comprese, come successo anche nel 2021. A dicembre quindi Civitavecchia tornerà ad illuminarsi con le luminarie e anche con i proiettori installati in alcune piazze cittadine. Il Natale sta arrivando con le sue luci colorate, con un appalto di circa 120.000 euro. La pubblicazione che abbiamo visto comparire sul sito dell'Agraria in risposta all'istanza al prefetto del comitato Mappale 309 è veramente un affronto all'intelligenza dei cittadini e all'impegno che l'amministrazione comunale ha profuso in questi anni per risolvere sul nostro territorio il problema degli usi civici inesistenti. Ad affermarlo è il consigliere comunale Pasquale Marino a nome del comitato Usi Civici. Quanto si afferma è assolutamente mistificatorio, in quanto la sentenza Antonelli del 1993, si legge nella nota, libererebbe subito da ogni vincolo le abitazioni di 1.500 famiglie. La sentenza del 93 infatti stabilisce che i terreni, cui la stessa si riferisce, non sono ricompresi tra quelli sui quali ha effetto la famigerata sentenza 181 del 1990. E quali sono questi terreni? Basta leggere le memorie difensive degli eredi Antonelli e tutto appare chiarissimo, al contrario di quello che la pubblicazione dell'Agraria vorrebbe far credere. Il Museo Archeologico Nazionale, in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio della FIDAPA, organizza per venerdì alle 18 una giornata dedicata al tema della donna nell'antica Roma, con la presentazione del volume Donna Romana, Pia Pudica Casta, Domiseda, cioè addetta alla casa di Luciano Frazzoni. Il libro, che fa parte della collana Storia delle Donne, edito da Antiquares, espone alcuni aspetti storici, sociali e di costume legati alla condizione femminile nei quasi 1000 anni di storia della civiltà romana, basandosi sui recenti studi e sulla letteratura delle fonti scritte e archeologiche. A seguire la straordinaria apertura del museo fino alle ore 22.30 permette di organizzare un assaggio di piatti dell'antica cucina romana preparati dalla Lady Chef Patrizia Manunza, evento organizzato in collaborazione con Maria Cristina Ciaffi, presidente della Proloco.
La consigliera Elisa Pepe comunica che per il terzo anno Civitavecchia si mobiliterà per una giornata dedicata alla donazione del sangue. La manifestazione, istituita dall'amministrazione comunale e organizzata dai comitati cittadini di Avis e Croce Rossa Italiana, al grido di "Fai un gesto d'amore, diventa donatore", dà appuntamento a tutti i civitavecchiesi il 23 novembre prossimo in piazza Guglielmotti, dove dalle 8 alle 11 stazionerà un'autoemoteca per raccogliere il sangue e informare i cittadini. Quest'anno è parte attiva della manifestazione anche Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord. Ci si può prenotare telefonando al 366 6768 688. Serata d'onore per Emiliano Marsili. Il tizio è stato ospite della Partita della Pace, evento benefico che si è svolto allo Stadio Olimpico di Roma. Tantissime le personalità di spicco che il pugile civitavecchiese ha potuto conoscere e con cui non ha perso l'occasione per scattarsi alcuni selfie subito piaciuti ai suoi follower sui social network. Marsili aveva con sé la cintura con cui ha vinto il Mondiale della Pace che ha conquistato qualche anno fa. Tra questi, due campioni del mondo dell'Italia di calcio nel 2006 come Gianluigi Gigi Buffon e Gianluca Zambrotta, un colosso del calcio internazionale come Ronaldinho, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, l'ex punta d'Italia Udinese Antonio Totò Di Natale, il cantante Neck. Con Marsili c'era anche il suo collega Giovanni De Carolis. Non si è ancora spenta l'euforia per il nuovo risultato splendido per Cecilia Pampinella. La paddle surfer civitavecchiese ha abbissato i successi iridati alla Mondiale ISE di Porto Rico, vincendo nella Technical Race per la categoria Juniores. Nel giro di un anno la ragazza ha vinto 4 ori a livello mondiale e 3 agli europei, un percorso difficilmente raggiungibile per tutto l'ambiente che lanciano Pampinella già da ora ai vertici internazionali, anche pensando al mondo assoluto. Ascoltiamo l'intervista. And the winner of the gold medal, Cecilia Pampinella from Italy. Siamo con Cecilia Pampinella e siamo al bar perché ci stiamo riposando dopo i grandi successi che ha ottenuto al Mondiale, così come quest'estate, questa volta a Porto Rico, dove è arrivato un altro oro importantissimo. Sono molto felice di aver vinto questa medaglia, perché la medaglia d'oro è appunto ai campionati mondiali ISA a Porto Rico e nella specialità junior. E da quando ho iniziato questo sport, che sono 4 anni, ho sempre voluto, diciamo, vincere una medaglia d'oro, e ora che ci sono riuscita sono super felice di aver raggiunto questo traguardo. Ma è più difficile imporsi o ripetersi? Forse magari ripetersi. Perché comunque adesso che ho vinto questa medaglia d'oro bisogna sempre comunque puntare più in alto, quindi continuare sempre ad allenarsi per diciamo avere nuovi obiettivi da poi raggiungere. Abbiamo visto anche il post che ha realizzato la federazione che ti ha veramente incensato, insomma, unica, straordinaria, aggettivi importantissimi, quindi immagino che sia stata una bellissima cosa per te. Sì, la federazione mi sostiene sempre, anche la squadra italiana. Quindi sono molto felice di avere loro che mi supportano sempre, la mia famiglia, i miei sponsor. È davvero bello avere tante persone che ti circondano, che appunto ti sostengono. Hai svolto questo mondiale a Porto Rico, che è un posto che magari non ci si vede spesso. Ci racconti un attimo di come è andato il viaggio, di come hai visto questa nazione che magari può anche stimolare, può essere anche interessante sapere qualcosa. Beh, il viaggio è stato molto lungo. All'andata ci abbiamo messo ben 3 giorni. E quindi poi con tutto il fuso orario ci siamo dovuti adattare, soprattutto è stata una forma di adattamento anche nel mangiare, dormire, però il posto è veramente stupendo, con delle fantastiche onde, una bellissima vegetazione e soprattutto veramente una bella popolazione che è, diciamo, molto simpatica, allegra, che ci ha messo a nostro agio. E adesso al campionato italiano, prossimo obiettivo? Sì, il prossimo obiettivo è la finale del campionato italiano dal appunto 25 al 28 novembre, e dove cercherò di portare a casa anche un altro titolo italiano. È iniziata senza macchie la nuova stagione con la Pro Recco per Marco Dell'Ungo. I campioni d'Europa e d'Italia sono andati a vincere nella vasca della più accreditata rivale per la vittoria dello scudetto. Infatti i recchellini hanno sconfitto per 7-4 il Brescia. Per Dell'Ungo si trattava di una partita dal sapore particolare, in quanto per un decennio ha giocato con i Lombardi. Il campionissimo civitavecchiese ha incassato solo un gol nei primi 2 tempi e mezzo. Si tratta già di un periodo particolare per Dell'Ungo e la sua Pro Recco, che sabato andrà al Sabadell per disputare la finale della Supercoppa Europea.
Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.